La voce di Cristo che scende dall'alto della croce appartiene a una dimensione soprannaturale, molto diversa da quella di Maria. Da prima, egli rimprovera affettuosamente la madre per essersi recata in quel luogo. Poi le ricorda il suo dovere di rimanere a fianco degli apostoli. Infine, di fronte al suo disperato «voglio teco morire», la affida all'apostolo Giovanni. Nella lauda vi sono riferimenti impliciti alla Trinità. Non è certo casuale che Cristo pronunci esattamente tre battute, come non è casuale il fatto che il racconto della crocifissione fosse anch'esso contenuto in tre strofe. Il vocativo mamma, ripetuto per tre volte da Cristo, Maria, che rimane umanissima persino quando chiama in causa il mistero della Trinità, la triplice invocazione, figlio, pa e marito. Il lamento funebre di Maria ricomincia nell'ultima parte della lauda e si protrae fino alla fine. La scena drammatica cede il posto all'elegia, come un crescendo patetico affidato in gran parte all'interazione del vocativo figlio. Il lamento con cui si chiude la lauda costituisce una conferma della sostanziale incomunicabilità tra il piano umano e il piano divino. Questa sera il Centro Studi Onlus Cultura e Memoria vi offre un momento di riflessione e di partecipazione condivisa, di arricchimento e crescita culturale. A tutti, buona visione. La gente la lide, credo che lo soccide, tanto l'ho flagellato. Com'essere follia, che non fece follia, Cristo, la fede mia, oh, l'avesse pigliato. Madonna, ello è traduto, Iuda si l'ha venduto, 30 denar n'ha avuto, fatto da gran mercato. Soccorri Maddalena, Iona, mea tozzo piena, Cristo, figlio semena, come me annunziato. Soccorre, donna, aiuta, che il tuo figlio se sputa, e la gente lo muta, ho lodato a Pilato. Oh, Pilato, non fare il figlio mio tormentare, che io te posso mostrare come ha torto e accusato. Crocifisse, crocifisse, o proprio se volete, secondo la nostra legge, contraddice al Senato. Prego che mi intendiate, nel mio dolor pensate, forza, mo mutate, del quel che avete pensato. Ma racconti da alcuni, che sono i suoi compagnoni, oh figlio, figlio, figlio.
figlio! Amoroso Giglio! Figlio! Chi dà consiglio al corneo angustiato? Figlio! Occhi iugundi! Figlio! Perché t'affondi al petto così dilatato? Madonna, ecco la croce che la gente la luce, ove la vera luce degli essere elevato. Oh croce, e che farai? Il figlio mio torrai, e che ci apponerai, che non hai se peccato? Soccorre, plena de doglia, che al tuo figlio se spoglia, la gente par che voglia che sia martirizzato. Se togli il vestire, lassate il nel vedere, come il crudel ferire, tutto lo insanguinato. Donna, la mano è presa e nella croce è stesa, con un bollone offesa, tanto lo son ficcato. L'altra mano si prende e nella croce si stende, e lo dolor s'accende che è blu moltiplicato. Donna, li pese prendo e flavellanze allegre, onne io tu l'apprendo, tutto lo è sverogato. E te, ho menso il corrotto, figlio, lo mio deporto, figlio, chi me t'ha morto, figlio mio delicato, meglio avevano fatto che il corpo avesse tratto, che nella croce il tratto stato discigliato. Immagina il mio ufficio, che il regno si afferra. Figlio, che io mai ho ambito, figlio, padre e marito, figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha spogliato? Voglio che tu le mani, che serve, mi compare, che il mondo hai acquistato. Figlio, questo non dire, voglio teco morire, non me voglio partire, finché non m'esce il fiato. Cuna, aglian sepoltura, figlio de mamma scura. Trovarsi una frantura, madre e figlio affogato.
cielo, bianco e vermiglio, figlio senza similio, figlio e a cui m'appiglio, figlio pur mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio perché t'ha il mondo, figlio così sprizzato, figlio dolce e piacente, figlio della dolente, figlio a te la gente malamente trattato, Ioanni figlio novello, morto sei il tuo fratello, ora sento il coltello che fo profetizzato, che moga figlio e madre d'una morte afferrata trovasse a braccia cade, madre e figlio impiccato. Della lauda, il pianto della Madonna. Cominciamo dal popolo. Vincenza Tedone. Anna Rosa Sivo. Paolo Ficco. Giuseppe Cantatore, Gaetano La Firenze, Cecilia Luizzi e Gaetano Tedone. La Maddalena, interpretata da Milena Rossini. Giuseppe d'Arimatea, Biagio Turturo. Nicodemo, Michele Stasi. San Giovanni, Michele Bucci. Pinunzi, Teresa Fiore e Francesco Lagello. Gesù Cristo, interpretato da Nunzio Forestieri. La Madonna, Marianna Cantatore.
coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, contribuendo alla buona riuscita della serata. Per Fonico e Luci, Francesco Adessi. Foto, Claudio Ferraro. E infine il nostro regista, accogliamolo con un applauso, Michele Pelicani. Grazie agli attori, ma essenzialmente grazie a voi, che ancora una volta questa sera, sfidando il meteo, siete presenti qui sul Sagrato Lazio 60. Grazie, voglio ricordarvi che avremo un'altra manifestazione nostra, il pianto della Madonna, mercoledì alle ore 21 in piazza Matteotti, subito dopo il concerto delle marce della passione degli amici di San Rocco. Grazie ancora e cedo il microfono alla presidente dell'associazione per rivolgere anch'essa il saluto. Buonasera a tutti. Sicuramente vi chiederete perché abbiamo interpretato una lauda di Jacopone da Tudi, lontana dalle sacre rappresentazioni a cui siamo soliti assistere. Che senso ha studiare il passato, in particolare la produzione letteraria che ha reso grande la nostra civiltà e quindi poi rappresentarla? Beh, i motivi possono essere due: conoscere ed apprezzare il meglio che il passato ha prodotto e fare di queste conoscenze la nostra esperienza per affrontare i problemi del nostro tempo e della nostra vita. Di certo ci sta solo una cosa, che siamo distanti oltre 8 secoli. Ma il pianto della Madonna è il pianto di ciascuna mamma di fronte alla perdita del proprio figlio. E io credo che questi ragazzi hanno saputo bene interpretare l'universalità del dolore che sta appunto nella perdita del figlio. Un applauso. Io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio il parroco Don Michele Del Vecchio e adesso offriremo un omaggio floreale alla nostra presentatrice. Un applauso, grazie, ci vediamo mercoledì e naturalmente se vi è piaciuto diffondete questa lotta. Grazie. Grazie ancora, buonanotte.